Bentornati e bentornate qui su Eller Channel, benvenuti e benvenute se è la prima volta che aprite un video di questo canale. Io sono Eller e oggi è giovedì e inizia in ritardo un altro weekly vlog. Se volete sapere perché siamo in ritardo, ovviamente non dovete fare altro che guardarlo, ma prima vi chiedo tanti like di supporto, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video di Eller Channel. A me non rimane che mandarvi un bacio e aspettarvi dopo la sigla. Allora, a parte che mi è venuto un brufoletto, che non mi piace per niente, che toglieremo subito col sale, ma comunque vabbè, ho scoperto una cosa che veramente mi ha scioccata. Ho scoperto che il mio fidanzatino del liceo, non posso dire uno dei, perché non è che ho avuto chissà quanti fidanzatini, però il mio fidanzatino del liceo, che non vedevo più da tantissimi anni, è stato ammazzato dalla compagna. E questa cosa mi ha veramente lasciato sotto shock per 3 giorni di fila, nel senso che veramente non riuscivo neanche a parlare quando ho saputo questa cosa qua. Adesso quindi ho deciso di aprire adesso il vlog perché sono qua con mia nipote. Abbiamo deciso di fare una giornatina insieme e siamo fuori a mangiare insieme e quindi mi sono un po' svagata, quindi ho detto vabbè, apro subito il vlog perché sennò finisce che non lo apro più. Però di questa cosa magari ne parliamo o stasera o domani, quando sono un po' che è passato un po', quando l'ho metabolizzato un po', e comunque non ci vediamo dopo. Ed eccomi qua raga, allora, venerdì mattina. È stranissima questa settimana perché in realtà io normalmente il vlog lo inizio il martedì, o cioè il lunedì o al massimo il martedì. In realtà questa settimana è andata così. Un minimo vi ho spiegato ieri, praticamente è successo che lunedì sera, non so perché, ma mi è venuto in mente un ragazzo con cui mi frequentavo, perché non so come dire, era una roba veramente da bambini, quando ero alle superiori. Ecco, dovete sapere che io, se tanti di voi mi dicono che sembro una ragazzina piccola eccetera eccetera, ecco, questa cosa qui ce l'ho fin da quando ero piccola, per cui io in quinta superiore sembravo una bambina della terza media e quindi non nel senso fisico, nel senso fisico ero comunque una ragazza così, però ero molto timida nel senso degli atteggiamenti, nel senso dei... ero proprio una ragazzina ingenua, una ragazzina molto... si sentava molto per i fatti suoi, per cui viveva molto poco l'adolescenza. Comunque, fatto sta che nel periodo delle superiori conosco questo ragazzo, che non so se avete in mente com'è alle superiori, però che ti fa battere il cuore, che ci stai bene insieme, che inizi a fare le prime risate, le prime scoperte, e passavo tanti pomeriggi con lui ed è andata avanti per tanto e tanto tempo con questo ragazzo. Io lo adoravo, a dire poco lo adoravo. Quando stavo con lui mi batteva fortissimo il cuore. E mi piaceva tantissimo, non era un ragazzo particolarmente bello, però era proprio che mi trovavo tantissimo con lui. Era un po' pessimismo e fastidio, ma anche io lo ero ai tempi molto, e lui era pessimismo e fastidio perché arrivava da una famiglia molto agiata, molto molto agiata. Il papà occupava un posto importante in uno degli ospedali più importanti di Milano. La mamma purtroppo era mancata quando lui era piccolino e lui era stato cresciuto praticamente dalla governante, e di questo ne soffriva tantissimo e lo ripeteva sempre. Era molto cinico, distaccato nei confronti della vita, della famiglia, delle cose, no? Non credo nell'amore, non credo
nell'amicizia, nella vita fa tutto schifo, gli esseri umani fanno schifo, sapete, queste persone qua, molto pessimismo e fastidio, però poi nei fatti con me era la persona più dolce del mondo. Ridevamo tipo tutto il pomeriggio quando stavamo insieme. Mi ricordo che passavamo interi pomeriggi a farci gli indovinelli, ma indovinelli intelligenti, indovinelli, e lui era un appassionato a livello di cultura generale e quindi leggevamo tantissimo insieme, leggevamo tantissimi libri di storia, di filosofia. E io una secchiona nerd del cavolo, ma lui identico, no? Da questo punto di vista, per cui conosceva tantissime cose, insieme a lui imparavo tantissime cose proprio a livello di cultura, imparavo, che ne so, il mondo dei persiani, il mondo dei giapponesi, il mondo dei cinesi, la cultura orientale, la cultura indiana, cose che non ti vengono insegnate a scuola, ma che impari se inizi a leggere e a cercare informazioni su determinate culture. Non amavamo i videogiochi, cioè non stavamo mai ai videogiochi, amavamo tantissimo la musica, però la suonavamo oltre che ascoltarla. Non so come dirvi, però era veramente uno scambio continuo che è durato tantissimo, è durato molto più di un anno, forse è durato anche 2 anni. Però poi nel momento in cui, siccome non avevamo la macchina perché eravamo piccoli tutti e due, nel momento in cui c'erano questi periodi tipo le vacanze estive, le vacanze di Natale, così ci si vedeva molto meno, perché appunto iniziava a mancare proprio l'opportunità di potersi spostare. Però era una cosa leggera, cioè non era una cosa neanche impegnativa dove uno si voleva per forza fidanzare, pensava al futuro. Era una cosa che rimaneva leggera, ma io, e credo anche lui, perché stavamo veramente molto bene insieme, e ci portavamo proprio tanto nel cuore, eravamo proprio molto vicini a livello proprio emotivo. Non voglio parlare d'amore perché non era una vera e propria storia d'amore canonica, regolare, ma era uno scambio sicuramente di affetto importantissimo. E quindi 2 giorni fa, ma non so perché, ho sentito una parola in televisione probabilmente che mi ha ricordato il suo cognome. Allora ho detto, c'è che vado a cercare se lo trovo su Instagram, mi farebbe piacere sapere cosa fa, dov'è. E praticamente cosa è successo? Che ho cercato in Instagram e non l'ho trovato. Tra l'altro io me lo aspettavo come avvocato, perché una volta l'ho incrociato in università. E quando io ero in università e lui era in università e lui stava facendo giurisprudenza, io ovviamente facevo lettere, e ci siamo incrociati in mensa, abbiamo parlato proprio così. Lui era ancora peggio di pessimismo e fastidio rispetto a come l'avevo, insomma, ci eravamo salutati le ultime volte, e me la ricordo bene questa chiacchierata che abbiamo fatto sulle scale della mensa, perché lui era molto era molto, diciamo così, concentrato sul suo appunto pessimismo. Ah, la vita non me ne frega niente, non ho voglia di fare niente nella vita. Tenete conto che lui, arrivando da una famiglia agiatissima, aveva tutto, cioè non aveva bisogno di fare niente, faceva così, aveva quello che voleva. Tra l'altro probabilmente molto viziato dal padre, anche se lui diceva che il padre era assente, però probabilmente, io adesso non mi permetto di giudicare perché tante volte noi figli abbiamo delle impressioni oppure desideriamo qualche cosa dai genitori e i genitori magari non riescono a darci quel qualcosa che noi desideriamo e magari per noi diventano genitori assenti, anche senza esserlo, quindi non mi permetto assolutamente di giudicare questa cosa qua. Però lui mi aveva detto tante volte che sentiva comunque suo padre come un genitore assente e che veniva cresciuto dalla governante. Questa cosa qua me la ripeteva continuamente, e che gli dava fastidio e che quindi non amava nessuno e che quindi la vita faceva schifo e tutto il resto. Quindi cosa succede? Che praticamente io lo incontro all'università, lui stava facendo giurisprudenza, era molto pessimismo e fastidio, ma all'ennesima potenza rispetto a come lo era da ragazzino quando ci frequentavamo.
aveva anche purtroppo iniziato ad avere dei brutti vizi con le droghe più o meno leggere, diciamo. E io mi ricordo che gli dissi: guarda, io di queste cose qua non frega niente, anche perché poi io nel frattempo mi ero ammalata, quindi mi ero ammalata della mia malattia cronica, quindi ne avevo già abbastanza di sostanze che ero obbligata a prendere per star bene. Quindi in realtà gli ho fatto capire che a me, insomma, se lui aveva preso quella strada non mi interessava. Cosa succede? Da lì non lo vedo e non lo sento mai più in tutta la vita, quindi sono passati insomma tanti anni. Lunedì sera, come vi dicevo, mi viene in mente di cercarlo su Instagram non lo trovo. Allora ovviamente digito nome e cognome su Google, perché così dico, almeno vedo se ha qualche social, potrebbe avere Facebook, LinkedIn, insomma vediamo, anche perché io, ripeto, me lo immaginavo comunque come un avvocato di successo, eccetera. In realtà mi compaiono decine e decine di articoli dove raccontano che lui è stato ammazzato dalla compagna con una spada. Lui aveva la passione per tutte queste cose orientali e quindi lì proprio quando hanno detto il nome della spada ho capito che era lui per forza e che non si trattava di un omonimo. E era stato ucciso durante una lite dove probabilmente lui aveva offeso la compagna, e posso comprenderlo perché proprio le parole che c'erano scritte sull'articolo lo descrivevano in pieno, ma descrivevano il lato brutto di lui. Io ho conosciuto un lato invece meraviglioso, e la compagna esasperata ha lanciato questa spada tranciandogli di netto l'arteria femorale e lui è morto in pochi minuti. E io sono rimasta veramente sotto shock, perché mi sono resa conto di quanto la vita ti dia l'opportunità di cambiare strada. Anche io ero una persona molto pessimismo e fastidio, ero una persona che era molto concentrata sul problema, che era molto concentrata sui problemi della vita, sulle sfighe della vita, su tutto ciò che ci manca dalla vita e non su tutto ciò che abbiamo. Anche io ero una persona che era... Poi dopo che mi sono ammalata, ragazzi, per me il mondo mi è crollato addosso, anche perché ero veramente una ragazzina quando mi sono ammalata, e quindi mi è proprio crollato tutto addosso. Appunto, uno dei motivi per cui non ho più visto tante persone della mia vita a cui ero anche legata, perché facevo dentro e fuori dall'ospedale, per cui non avevo neanche più il tempo di fare frequentazioni, eccetera. E sono rimasta malissimo, perché questa persona che io ricordo come una persona, comunque al di là di tutto un ragazzino che aveva sicuramente la sua ribellione interiore a livello adolescenziale, che aveva sicuramente i suoi problemi da gestire, il fatto che si sentisse poco amato dalla famiglia, ripeto, era un sentore suo, non è detto che fosse così, il fatto che si sentisse sfortunato perché gli era mancata la mamma. Lui quando parlava di sua mamma parlava proprio della mamma, cioè della figura della mamma, che per un ragazzino è importantissimo. Parlava senza avere quel distacco che hanno i ragazzini quando parlano dei genitori. Lui parlava come se fosse la cosa più importante della sua vita e gli mancava, non ce l'aveva più. Non so come dirvi, ma io ho conosciuto una persona dolcissima, e pensare che si sia trasformato in un uomo che offendeva quotidianamente la sua donna, che ci litigava con tale violenza da tirar fuori armi che aveva in casa e addirittura insomma da fare quella fine lì. E poi, ragazzi, c'erano delle foto in internet, io forse ho sbagliato ad andare avanti, ma veramente ero scioccata, volevo sapere cosa era successo, e c'erano le foto dell'ambulanza che lo portava via dentro il sacco blu. Ragazzi, sono rimasto veramente malissimo, sono stata sotto shock fino a ieri, che era giovedì, ma fino a ieri sono stata proprio sotto shock, cioè proprio come se avessi avuto uno shock io, e mi verrebbe voglia di andare lì, cioè nel senso, il primo istinto che ho avuto è stato quello di, che ne so, di scrivergli una mail e di dirgli che cazzo stai facendo.
Cioè, come cacchio fai a ridurti in quel modo lì, a metterti in quelle situazioni lì? Ovviamente sarà stato un incidente, io anche lì so che poi, vabbè, non vi racconto le cose nei dettagli perché non è neanche bello, però ovviamente c'è stato poi tutto un percorso, scusatemi, tutto un percorso legale, ovviamente legato alla vicenda dove la compagna è stata condannata per aver ammazzato questa persona. Però la situazione, sono sicura, per come era scritto e conoscendo questa persona in maniera profonda, perché ho conosciuto forse la sua parte più profonda, sia nel bene che nel male, sono sicura che la situazione è degenerata non solo per colpa di questa ragazza, ma anche per colpa sua, perché le parole che scrivevano... Che la ragazza poi ha riportato negli interrogatori erano proprio le parole sue che usava quando descriveva la vita, quando descriveva il suo disagio nel vivere, la sua rabbia nei confronti del destino che gli aveva riservato, insomma, una strada così difficile a livello emotivo da sopportare. Però io non ci posso proprio credere che quel ragazzino lì che io ho tanto amato è morto in quel modo lì. Vorrei tanto avere una linea diretta. Digli qualcosa. Non so, mi è dispiaciuto tantissimo, ragazzi. Cioè, sono rimasta veramente tanto male. Tanto male. Anche perché, ripeto, quando stavamo insieme era proprio una bella cosa. Era proprio una cosa da bambini, eh? Non vi immaginate chissà che cosa, perché io a certe cose ci sono arrivata veramente tardi. Era una cosa da bambini, era una cosa da ragazzini, era uno stare insieme per divertirsi, per farsi le coccole, per parlare di tutto quello di cui non si parlava con gli amici, per confrontarci tra di noi, per darci quell'affetto che ci sembrava mancare da tutto il resto del mondo. Per darci quella comprensione che sembrava mancare da tutto il resto del mondo, per darci quelle cose che gli adolescenti necessitano, quelle cose di cui quando hai 15 anni hai veramente tanto bisogno, perché è la prima volta che ti affacci al mondo emotivo con una tua personalità e quindi ne hai davvero bisogno per coprire quel senso di solitudine che anche se eravamo solo in due, non eravamo in 20, ma colmavamo tanti tanti vuoti che un adolescente si sente a prescindere ed eravamo noi due e si stava benissimo insieme e ci raccontavamo tutte le cose anche più profonde che appartenevano di più al nostro intimo e lo facevamo con una purezza che è quella proprio dei ragazzini, dei bambini, di quelli che sono appena usciti dall'infanzia. Ed era veramente una cosa, ho conosciuto veramente un lato stupendo di questa persona, ma stupendo a dire poco. E vedere che invece poi nella vita non ha scelto quella strada lì, vedere e constatare che nella vita ha scelto di seguire il lato oscuro, come lo chiamo io, il lato oscuro della forza. E non so se avete mai visto la saga di Guerre Stellari. Guerre Stellari, al di là di un film molto divertente, molto futuristico, molto tutto quello che ha creato sicuramente ha creato veramente un modo di vivere. Ma se voi guardate Guerre Stellari, io vi dico guardatelo, perché tutta la storia della forza, il lato luminoso della forza, il lato oscuro della forza, i due lati della forza che si combattono, ha un significato intrinseco molto importante che ognuno di noi sperimenta nella propria vita senza neanche rendersene conto la maggior parte delle volte. E ogni volta che noi scegliamo la direzione nella quale vogliamo proseguire all'interno della forza, e la forza non è nient'altro che la nostra forza, quella interiore, quella che ci consente di andare avanti, di superare le difficoltà, e decidiamo di superarle in maniera positiva, luminosa, gioiosa, grata nei confronti di noi stessi, oppure in maniera negativa e scegliamo di seguire il lato oscuro della forza. E questa è una cosa per me fondamentale. E lui ha scelto, anche lui era un bivio, come ero un bivio io, come sono un bivio tantissimi ragazzini, perché
tantissimi adolescenti, tantissimi bambini. E lui purtroppo ha scelto di seguire il lato oscuro della forza, ha scelto di farsi avvolgere dal cinismo, dal disfattismo, ha scelto la droga, ha scelto la violenza verbale e non verbale. E questa cosa mi spezza il cuore, ragazzi, mi spezza veramente il cuore, perché io so com'era lui da piccino. Io lo so davvero, perché è una storia che si è dispiegata in tantissimi giorni, tantissimi pomeriggi in cui stavamo insieme, non ci vedevamo la sera perché non avevamo l'auto, non avevamo non avevamo il fatto di dover andare per forza al locale, alla discoteca, di andare a bere. No, noi ci trovavamo lì, avevamo la nostra acqua, bevevamo la nostra acqua in cameretta, suonavamo le nostre cose, leggevamo i nostri libri, ci facevamo un milione di indovinelli, ridevamo tantissimo, ci raccontavamo tutte le cose più tristi della nostra vita, ci confrontavamo, ci abbracciavamo, ci davamo quell'affetto, quelle coccole che veramente che per un adolescente sono importantissime. E ci raccontavamo, studiavamo, leggevamo dei libri e poi ce li raccontavamo. Quindi lui si leggeva i suoi libri dedicati alla cultura orientale, io mi leggevo i miei libri dedicati alla cultura medievale e poi ce li raccontavamo. Ah, questa cosa qui era così, questa cosa qui era cos'ha. Era uno scambio continuo con una persona che veramente era una persona stupenda e con tantissimo bisogno di amore. E la mancanza di amore, ragazzi, crea questo. La mancanza di amore crea il lato oscuro e fa sì che le persone scelgano il lato oscuro. E io dentro di me veramente ho il cuore in pezzi a sapere che lui ha scelto il lato oscuro. Ed è per questo che non ho vloggato. E vi chiedo veramente scusa, perché non è mia abitudine farmi portare via da qualcosa, ma in questo caso era qualcosa non solo che mi riguardava in maniera molto importante, da molto vicino, ma che prendeva veramente una parte importante della mia vita, una parte di crescita fondamentale che mi ha arricchito tantissimo e in cui io ho anche dato tantissimo, una parte che mi ha consentito di diventare oggi quella che sono. E che invece probabilmente non ha consentito a lui di diventare una persona diversa, che potesse davvero gioire della propria vita, con tutti i problemi che si hanno, con tutte le cose negative, con tutta la rabbia, con tutta la paura, con tutta la delusione che un ragazzino può portarsi dentro. Non mi passerà tanto in fretta questa cosa, anche perché io a questa persona ho pensato molto spesso. Io non sono una che va a guardare i social degli ex, non sono una che si impiccia, non l'ho mai fatto con nessuno. Sì, tante volte dico, vabbè, chissà che fine ha fatto quella persona, però se per me è chiusa, con certe persone è rimasto un rapporto di amicizia molto forte, ma siamo tuttora amici, per cui non mi interessa di andare a spiargli i social. Magari siamo amici anche tramite i social, però in questo caso non so, mi è venuto da guardare, mi è venuto da cercare, perché era veramente tantissimo tempo che non sapevo neanche che fine avesse fatto, perché abbiamo sempre frequentato ambienti davvero molto molto diversi, molto distanti, e veramente ho il cuore spezzato. Una cosa che non mi passerà tanto in fretta. Ed è sicuramente un dolore che secondo me non passa. Non passa proprio per le motivazioni che vi ho detto. Non volevo raccontarvi qualcosa di brutto, però come sapete la vita è fatta di cose belle, è fatta di cose meno belle, è fatta anche di queste cose, per cui soprattutto verso tutti coloro che dicono ma voi influencer mostrate sempre le cose belle, la vita non è fatta solo di cose belle. E no, ragazzi, la vita non è fatta, neanche quella degli influencer, neanche quella degli youtuber, non è fatta solo di cose belle, è fatta anche di grossi grossi dispiaceri.
che non sono il fatto di non aver trovato il jeans in sconto, ma sono il fatto di possono corrispondere anche, insomma, a queste cose così pesanti. Vabbè, ragazzi, io oggi pomeriggio devo andare con Mister X a prendere delle cose. Domani avrò l'impegno di essere a casa perché mi portano gli ultimi mobili, tranne il divano, purtroppo. E quindi niente. Spero di riuscire ad andare avanti con questo vlog e di non, cioè, che non sia solo esclusivamente, insomma, questa chiacchierata che mi dispiace di aver fatto così. Però io vi apro il mio cuore, ragazzi, perché spero che le mie esperienze possano essere utili magari anche un pochettino a gestire le vostre cose. Se è così, sono contenta, perché non c'è niente di più bello che riuscire a trasmutare il dolore in un'opportunità di crescita per me stessa e magari anche per gli altri. Ed è proprio questo il mio motore di forza. È una magia ed è un'alchimia molto importante nella nostra vita. Vabbè, io vado a sistemare un po' di cose, noi ci vediamo magari dopo. Ciao! Allora, stiamo mettendo a posto lì sotto che praticamente è venuto fuori l'impossibile e Mister X si è dimenticato una guarnizione. Vabbè, allora le guarnizioni solitamente vanno dove ci sono gli attacchi dell'acqua, quindi una, due o tre. Quale tre? Qua non c'era la guarnizione. Allora quello lì arancione del tubo, quello lì, quello. Quella può essere, Sì. sì. Allora tira via. No, aspetta, è storto. Non so se è storto, adesso mi cambio posizione. Secondo me Mister X dovrebbe iniziare ad aprirsi un canale tutto suo con i consigli per fare le cose fai da te, tipo riparare i lavandini, riparare le cose, perché lui ripara tutto, no? E allora, boh, cioè, adesso è 3 ore che c'era qualcosa lì e non si è avvita. L'hai fatta? La vita bene, eh? Forte, 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 senza spaccare nulla. Ovviamente si tratta della casa in cui sto vivendo da 15 anni e che non era mai stata, insomma, i tubi erano, insomma, ancora quelli di 15 anni fa. Il punto è che abbiamo cercato di metterli a posto, vediamo un attimo perché perdevano oggi. Prova del 9? Ho paura. Oh, sembra che non esca niente, eh. Non voglio parlare troppo presto. Guarda se non si intasano i tubi sopra. Quello è impossibile, dobbiamo scaldare completamente. Piuttosto che potrebbe perdere qualche tubo. Ci vediamo dall'altra parte. Non sembra proprio, cavoli. Cioè, qua veniva giù tutta l'acqua prima. Adesso sembra che sia proprio. Ah no, perde, perde. Perde dove è chiuso adesso, guarda. Oh, bentornati, oggi è sabato, sto andando a fare delle commissioni e poi sto andando alla casa ad aspettare che mi portino i mobili. Questi sono i miei nuovi occhiali, in realtà sono degli occhiali che praticamente si scuriscono perché sono fotosensibili, quindi adesso sono così, poi al sole diventano da sole. Comunque vi farò un video dove vi faccio vedere tutti i miei occhiali perché li ho cambiati. E grazie a una promozione sono riuscita a prendere le mie solite tre paia, perché io faccio sempre un paio da vista, un paio da sole e un paio di scorta. E quindi questo qua sarebbe il mio paio di scorta, che ho deciso di farlo fotocromatico. Poi c'è il mio paio da sole, che è uguale identico a questo, però con la montatura nera e ha ovviamente le lenti oscurate. Poi c'è il paio da vista, che non so se avete visto qualche giorno fa. Poi comunque ve li spiego bene magari o alla fine del vlog o in un altro video. Allora, sono alla casa e praticamente mi hanno sostituito il divano e mi hanno portato il tavolo, per cui vi faccio vedere definitivamente la sala, ovviamente senza il divano, quello della sala perché ancora non c'era, e poi vi faccio vedere il mio studio.
Ovviamente è ancora tutto in fase di riordino, però ta-ta! Tavolo con ovviamente anche le sedie, e una è là e praticamente questo è il tavolo della cucina, è il granito del tavolo della cucina che verrà montato tra un po'. E qui finalmente mi hanno portato la mia poltrona del potere, il divano finalmente che è a posto, e poi ho la cassettiera che vi dicevo che è tutta da pulire e da montare con i cassetti. Quindi adesso mi metto qua a pulire e noi ci vediamo dopo. Ragazzi, è domenica mattina, ho iniziato il vlog tardi e lo chiuderò tardi. Adesso sto andando a casa a finire di fare dei lavori, spero che siano lavori definitivi, ma sicuramente ci sarà sempre qualcosa da fare in corso d'opera. E ho deciso di chiudere il vlog oggi, rimane scuro. E, ieri appunto sono stata con mia nipote e con Giulia in giro a Milano, e è stato bellissimo perché non passavo più un sabato sera in giro da non so quanto tempo. E tra l'altro oggi vado anche da un'altra parte, e dato che mi volete bene e che lo so che mi volete bene, vi chiedo di fare tanta gratitudine per me, perché ho in mente un progetto che mi piacerebbe davvero tantissimo portare avanti e magari potrò farlo proprio con tanta energia da parte vostra. Ne sono certa che funzionerà, per cui tanta tanta gratitudine per questo progetto che sarà bellissimo.